Alessandro Rossi, difensore centrale del Bra. Dopo il 2-0 alla Fezzanese nel recupero della settima giornata di andata, un risultato fondamentale per i giallorossi che compiono un balzo considerevole in classifica, salendo a quota 10 punti, con una prestazione direi Superlativa, sufficientemente sì. buona. Esatto. Sì, siamo contenti perché appunto in una partita si è riusciti a scalare 6 posizioni di classifica, passando dalla zona playout, si fa per dire, alla zona playoff, con una prestazione buona da parte di tutti e di tutti quanti, pure dello staff e niente. Ti sei trovato nella partita di oggi praticamente come unico centrale di ruolo per l'assenza di Simone Bettati. Ti sei spartito lo spazio con Barale, una prova maiuscola la tua, sempre più leader, con sempre più personalità, nonostante la tua giovane età, per comunque ricordiamolo che sei un classe 94. Sì, beh, infatti oggi appunto avevamo de delle difficoltà per la perdita del mio compare che sarà fuori 15 giorni, quindi ci aspetta altre 2 o 3 partite di adattamento con questo modulo e con questi giocatori che sono sicuro possono riuscire a darci una mano. E possono far bene sia a livello collettivo e toglierci delle soddisfazioni a livello collettivo, appunto. L'ho ricordato in un siparietto anche a lui nell'intervista, un grande rapporto tra Bettati e Rossi, L'ho nonostante visto. la fede calcistica diversa, perché tu Doriano e lui Genovano, però riuscite ad andare d'accordo lo Sì, fra stesso. un po' c'è il derby, magari fra 2 o 3 settimane, il 25 di novembre, magari ci picchiamo in allenamento, no scherzo, però sì, assolutamente, quindi speriamo rientri presto e appunto gli faccio un in bocca al lupo e lo aspettiamo presto.